Per preparare il mio couscous di verdure io utilizzerò melanzane, zucchine e peperoni. Possiamo quindi tagliare le verdure e nel mio caso io le farò tutte quante in cubetti da circa 1-2 cm. Ed ecco fatto. Per le melanzane, prima di utilizzarle e di cucinarle, le andiamo a mettere dentro una bacinella con dell'acqua leggermente salata. Le teniamo dentro per circa mezz'oretta. Aggiungiamo anche una cipolla, padella bella capiente, olio. Facciamo rosolare per un paio di minuti e nel frattempo ci andiamo a scolare le melanzane. Aggiungiamo le melanzane ben scolate, fiamma alta e facciamo cuocere per 3-4 minuti. Ok, e mettiamo zucchine e peperoni. Andiamo a salare pepe e peperoncino a gusto. Dopo un paio di minuti andiamo ad aggiungere il vino e anche l'acqua. Chiudiamo e facciamo cuocere per circa 20-22 minuti. Ci siamo. Spingiamo, come vedete sul fondo è rimasto un po' di liquido e va bene così. Aggiungiamo anche qualche fogliolina di basilico, mescoliamo e proseguiamo con il couscous. Io ho preparato un couscous secondo le indicazioni, quindi anche voi fate lo stesso e andiamo a dare una bella mescolata.